Eccoci qui. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Ah, ce l'abbiamo fatta. Scusate il ritardo, ma come l'altra volta, evidentemente il mio Firefox continua ad avere qualche problemuccio con AnyMeeting e oltre ad essermi crashato mentre aprivo la sessione, non mi permette più di caricare le slide, quindi dovrò dare un attimino una ripulita al suo interno. Nel frattempo, vi ho già passato il link delle slide che vedremo questa sera. Iniziate a scaricarle e poi, insomma, vi passerò, diciamo, via slide share come per le altre slide, direttamente comunque il link al caricamento online finale. Scaricate quelle così da lì poi partiremo per la lezione di questa sera. Allora, innanzitutto, benvenuto a tutte, benvenuto a tutti. Stasera appuntamento tutor live, quindi come sapete è un appuntamento un po' particolare all'interno del quale affrontiamo di solito argomenti più discorsivi, cioè sui quali comunque poter dibattere in una certa maniera. Argomento, fra l'altro, quello di stasera che si presta nel momento storico che viviamo a magari fare un po' di chiarezza da un lato per quanto riguarda quello che è il mondo dei nuovi media e delle nuove professioni e dall'altro a cercare magari di aprire qualche porticina o perché no, offrirci qualche spunto per organizzarci a livello professionale, a livello anche promozionale, quando parliamo di noi stessi, e che si ricollega per questo ai webinar che trovate sul canale YouTube, dedicati agli argomenti, personal brand, self-marketing e portfolio creativo. Il perché lo scopriremo strada facendo. Detto questo, come sempre, ovviamente vi do la possibilità di fare qualche domanda, quindi inizialmente, diciamo, è collegata ai webinar. Se avete qualcosa da chiedere, è questo il momento per farlo. E ripeto, nel mentre, visto che ho notato che è entrato qualcun altro, vi prego di scaricare il PDF che utilizzeremo come traccia per l'argomento di questa sera. Quindi qualcuno vuole dire qualcosa? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Vuole fare qualche domanda sui webinar, su, non so, i contenuti, articoli? Ditemi voi. Ah, ok. Sono a lezione, ci sentiamo dopo. Attimo che zittisco il cellulare, così. Ecco fatto. Mi sentite male? Mi sentite male? Mi sentite bene? Roberta mi sente male. Qualcun altro ha lo stesso problema? Andiamo, magari alzo un po' il volume. Ok, eventualmente magari Roberta prova a chiudere delle pagine, delle applicazioni perché magari comunque l'audio ti arriva un po' male perché potresti avere diverse paginette aperte. Quindi non so, dai un'occhiata tu magari. Chiudi qualche applicazione, ecco, vedi tu. Allora, visto che non ci sono domande specifiche sui webinar, semplicemente come sempre vi ricordo che sto registrando la sessione di questa sera. Oggi ho caricato due webinar della scorsa settimana e uno di un mesetto e mezzo fa. E allora, Alessandra, guarda, basta semplicemente digitare questo indirizzo, prova a digitarlo così, e dovrebbe aprirti una finestra, magari cambia browser, all'interno della quale dovresti trovare il PDF, che puoi scaricare in locale o puoi semplicemente navigare direttamente dalla finestra del browser. Scegli tu, ecco. Come fare? Non so se ti prende addirittura il tasto destro, no, perché giustamente in chat siamo sotto flash. Allora, mentre Alessandra cerca di scaricare il PDF, iniziamo con l'introduzione, così non vi faccio perdere troppo tempo, visto che guadagniamo un po' sul ritardo, diciamo, rispetto all'inizio. L'appuntamento di questa sera, come vi dicevo, è a mio avviso perfettamente complementare a diversi webinar, non solo a quello legato al webinar su personal brand e self marketing e portfolio, ma in generale a diversi appuntamenti che abbiamo seguito nel corso degli ultimi tempi, nella fattispecie legati all'evoluzione dei nuovi media online. E in effetti, per sviluppare quello che è la discussione di questa sera, mi sono proprio ispirato da un lato a quello che erano le vostre richieste, cioè lo studio, un'analisi, il tentativo di comprendere meglio la figura del digital PR, che poi approfondiremo insieme, cercheremo anche di eviscerare in tutte le sue, scusate, mi stavo leggendo il messaggio di Alessandra, in tutte le sue caratteristiche.
E Alessandra, prova a utilizzare Firefox perché forse è quello. Abbiamo appena iniziato comunque, quindi stavo semplicemente descrivendo gli argomenti di questa sera. Probabilmente non hai letto il mio messaggio di prima, ti dicevo per scaricare il PDF, utilizzando magari Firefox, vai direttamente a quel link e dovresti poterlo visualizzare quantomeno e poi eventualmente scaricare, in tutta libertà. E quindi dicevo. Mi avete chiesto più volte effettivamente di analizzare questa figura e sono arrivate tante altre richieste nel corso del tempo che in qualche modo cercavano di fare chiarezza rispetto a tutte quelle opportunità lavorative che di tanto in tanto citiamo nei webinar. La bellezza, a mio avviso, di un'analisi legata a tutte queste nuove figure professionali consiste nel riuscire a trarre vantaggio dai cambiamenti che tutti noi viviamo in velocità costante, cioè. Ormai comunque di mese in mese cambia spesso e volentieri il panorama che ci troviamo davanti. Panorama che non coinvolge, quando parliamo di nuovi media, non ci rivolgiamo esclusivamente ai social media, ma come vedremo coinvolge trasversalmente diversi settori, li porta a crescere verso direzioni specifiche e a mio avviso, una realtà che comunque viviamo anche noi. All'interno, insomma, delle nostre attività quotidiane, una realtà che comincia a richiedere anche determinati ruoli professionali e crea spazi da riempire per quelli di noi che magari siano in grado di colmare quegli spazi, quindi di offrirsi rispetto a quelle richieste delle aziende necessarie a portare avanti le loro attività. L'abbiamo detto tante volte, l'ultima volta, appunto, nel webinar, credo fosse proprio l'ultimo webinar che abbiamo visto. Parlavamo delle evoluzioni di Facebook e qualcuno magari si lamentava perché a livello personale giustamente non tutti possiamo magari gradire inizialmente certi cambiamenti. In effetti però facendo di necessità virtù scopriamo che quei cambiamenti, un esempio banale che Facebook apporta alle sue pagine, richiedono l'ausilio di una figura in grado di riconfigurare le pagine delle diverse aziende per poter mettere su un canale che ovviamente segua il passo, e cresca insieme alla crescita della piattaforma, in questo caso di Facebook. Potrà sembrare banale, ma come abbiamo visto tante volte, in effetti, anche apportare un piccolo cambiamento all'interno dei canali di alcune aziende online, alle volte diventa una difficoltà insormontabile, perché soprattutto nel nostro settore, e soprattutto, scusatemi, soprattutto in Italia, voglio dire, rispetto al nostro settore, considerando che siamo assolutamente ancora giovani rispetto all'universo dei social media e dei nuovi media, dobbiamo fare i conti con l'inadeguatezza delle aziende, di alcune agenzie creative, alcune relativamente perché ce ne sono veramente parecchie che sono ancora messe un po' così, maluccio, e soprattutto si crea dunque una spinta necessaria, che, se ben assorbita da ciascuno di noi, ci può aprire eventualmente nuovi spazi lavorativi o ci può permettere di riorganizzare quelle che sono le nostre competenze e la nostra figura in una certa maniera. E vedremo anche che cercheremo, ecco, di capire perché, a dispetto di ciò che sembra, di ciò che appare dall'esterno, cioè a dispetto del quantitativo di professionisti o presunti tali che si offrono online, in effetti ci basta fare un giro su Facebook. Cito Facebook perché è il canale comunque più abbordabile, tra virgolette, più frequente nelle nostre strategie, perché ad esempio all'interno di Facebook sono così frequenti, ciao Giulio, quei canali che addirittura sono privi della copertina, quindi della timeline, della cover, sì Vincenzo, o che per esempio dimostrano di essere del tutto scoordinati o mal gestiti, o di quelle aziende che magari spendono e espandono male all'interno dei meccanismi promozionali, o viceversa addirittura pretendono magari con 2-3 euro al giorno di essere primi all'interno dei motori di ricerca, dei risultati degli ADS di piattaforma e così via. Quindi in effetti cercheremo anche di capire qual è la realtà dei fatti e quindi di nuovo rafforzare il concetto che ci spinge a proporci innanzitutto a crescere personalmente, ma a proporci in determinati ruoli, cercando però di capire bene, perché è una necessità che adesso scopriremo insieme, di capire bene qual è o quale potrebbe essere il nostro ruolo professionale o il ruolo professionale
da raggiungere per costruire quella che può essere la nostra figura e quindi, in definitiva, per l'appunto, lavorare all'interno dei nuovi media e proporci come professionisti di settore. Diciamo che in linea di massima, come ho accennato prima, viviamo una serie di cambiamenti costanti, lo sappiamo bene. Nuovi smartphone, nuove app, le piattaforme sociali cambia la gestione, per esempio, dell'ottimizzazione di un sito rispetto ai motori di ricerca, e adesso ne parliamo, Giulio. Cambia il modo in cui le aziende devono rapportarsi al loro pubblico. Ecco, già qualche anno fa, quando ho iniziato a tenere corsi social media, quando ancora i social media in Italia erano praticamente sconosciuti, in effetti si parlava di un manifesto, il famoso manifesto Blue Train, che poi troverete nei link di questo webinar, e manifesto che anticipava la rivoluzione sociale e diceva che le aziende per sopravvivere avrebbero dovuto cambiare completamente mentalità. Nell'approccio diverso necessario alle aziende per proporsi sul web, all'interno di tutti i media, è ovvio e palese la necessità per queste aziende di dotarsi delle figure in grado di gestire questi cambiamenti. E tutto sommato, complice la crisi, complice queste evoluzioni, quindi due spinte gravitazionali molto molto forti, abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni ad un netto cambiamento rispetto a quelli che erano i ruoli tradizionali del mondo della comunicazione. Alcuni ruoli, in effetti, soprattutto quelli chiave, sono tutto sommato rimasti gli stessi, cioè hanno esteso le loro competenze, le loro conoscenze nel settore all'interno del quale già si trovavano e hanno maturato quelle competenze pratiche sufficienti a garantirgli, mi riferisco a questi professionisti, a garantir loro il mandare avanti il proprio lavoro, tra virgolette, come se nulla fosse, tra virgolette. Esistono però tanti altri ruoli professionali che hanno iniziato a essere estremamente frammentati o che addirittura sono stati costretti a prendere direzioni che non necessariamente facevano parte del loro know-how. Mi riferisco in generale, ma poi entriamo nel dettaglio, a tutti quei grafici, ad esempio, che fino a qualche tempo fa potevano semplicemente accontentarsi delle competenze che avevano assorbito dai vari corsi di formazione, dai lavori fatti nel corso della vita e così via. Strada facendo, però, in effetti, la figura del grafico ha cominciato a richiedere aggiornamenti costanti e una competenza lato web che non era più un dettaglio all'interno di un'agenzia di comunicazione. Nel senso che una volta c'era nell'agenzia classica il grafico e il webmaster, poi il grafico bene o male abbozzava con i suoi strumenti la grafica appunto per i siti web e il webmaster metteva online il sito. Oggi in realtà chi fa grafica deve conoscere anche tutta una serie di specifiche legate ai social media, alle app mobile, ad altri contesti e quindi deve in qualche modo cominciare a spostarsi verso una sorta di ibrido che fonde insieme idealmente il web designer e il grafico tradizionale. Chiaramente in certi casi estremizziamo un po', è vero, perché non è che il grafico si sia estinto, però per farvi un esempio, con Astrella qualche tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta di lavoro, di collaborazione, da un grafico che sostanzialmente ci disse tranquillamente: io devo costruire il sito per l'azienda per la quale lavoro. L'incarico è stato dato a me, io non mi occupo di web, non ne so nulla, e addirittura a livello grafico ho bisogno che ve ne occupiate voi, ed era una grossa azienda, attenzione, ho bisogno che ve ne occupiate voi perché io personalmente posso lavorare benissimo con Photoshop, con Illustrator, ma non riesco comunque a capire come muovermi dal punto di vista estetico sul web, sia all'interno del sito, questo è un estremo chiaramente, che all'interno dei canali sociali della promozione, che era un cardine necessario della rivoluzione che questa azienda, dal punto di vista dell'esposizione pubblica, stava affrontando. È un esempio, può sembrare magari costruito ad arte, ma non è così, ve lo garantisco. Sapete che non mi invento gli esempi di cui vi parlo, alcuni di voi conoscono anche i fatti che spesso cito,
vi garantisco che non è l'unico, soprattutto, e sono sicuro che anche a voi sarà capitato spesso e volentieri, volentieri no, spesso, di affrontare situazioni analoghe. Ed ecco che questi sintomi, tra virgolette, di un cambiamento che stiamo vivendo costantemente, sottolineano la necessità per ciascun ruolo professionale di evolversi e di assorbire dentro di sé caratteristiche addirittura di altre figure. E adesso poi vedremo nel dettaglio perché. Leggiamo un attimino i vostri commenti. Giulio, capisco l'amarezza, ma non so se un albo può risolvere. Ma Giulio, in realtà nel mio, secondo me, l'albo può risolvere tante cose, sai perché? Dal punto di vista dei grafici, soprattutto dei grafici, ma non solo. Però già partendo dai grafici sarebbe una cosa buona. Perché in effetti, se è vero che oggi la comunicazione passa con decisione attraverso tutto ciò che noi vediamo, quindi il reparto visual, visual marketing è citatissimo oggi ancora di più, proprio perché si lavora molto a livello di impatto visivo. Il pubblico è cresciuto, sono cresciuti anche gli, sono migliorati gli strumenti di cui ci dotiamo, e quindi il comparto visivo oggi ha un ruolo determinante all'interno delle nostre iniziative online. Quindi, mentre esiste questa necessità, dall'altro lato scopriamo che tante, troppe figure diventano, in qualche maniera si trasformano in grafici pur senza averne le competenze, e quello che succede è che in effetti abbiamo una frammentazione estrema del nostro settore, con conseguente perdita di come posso dire, qualità e di anche soldi per quello che riguarda i veri professionisti di settore, che magari sono dotati di licenze, sono dotati di competenze e così via. Potrà sembrare pretestuoso, e l'idea dell'albo non è quello di creare una casta, ma semplicemente di sfoltire i ranghi, proprio perché ci sono tanti, tantissimi grafici che lavorano con costanza nel settore della comunicazione e che poi si trovano a combattere, letteralmente, anzi a combattersi l'osso, utilizziamo questa espressione che mi piace molto perché dà l'idea della rudezza della situazione, con tante persone che si alzano la mattina, vi assicuro che con la Strella ne leggiamo delle belle, e che dicono: non so fare nient'altro, questa è una citazione, a Strella starà ridendo, non so fare nient'altro, quindi ho pensato di fare il grafico. Fanno magari un corso, due corsi, non dico dei webinar, perché, ma anche se abbiamo affrontato, abbiamo avuto delle persone che hanno fatto 3-4 corsi online con me, cioè webinar, quindi non sono nemmeno corsi, ma sono comunque, diciamo, dei, come posso dire, dei percorsi di un tipo diverso, dalla finalità differente, e che hanno iniziato a chiamarsi grafici. È un errore strategico in un settore commerciale potente come quello della comunicazione visiva, e in un momento storico come questo, non dare sicurezza a chi è professionista all'interno di questo settore, e quindi costringere tutte queste figure che, ripeto, hanno partita IVA, quindi pagano le tasse, hanno acquistato beni come i computer, le licenze, quindi come qualunque altro professionista di settore si sono dotati dei loro strumenti, e in realtà sono messi alla pari con le tante figure appena accennate di cui stiamo parlando. Situazione che, fra l'altro, adesso poi l'affronteremo, la riscontriamo anche e soprattutto all'interno dell'universo social, ma adesso ci arriveremo. Daniele, puoi abbassare un pochissimo l'audio? A me rimbomba nelle casse. Sì. Così va meglio? Vincenzo? Oh, la citazione del manifesto Clou e Train. Grande Vincenzo. Giuseppe, nei miei uffici ho messo 5 scrivanie, uno per ogni settore. Ecco, bravo Giuseppe. Capire un po' di tutto, ma in progetti più grandi e importanti è meglio suddividere i compiti. La cosa bella, Giuseppe, del momento attuale è che da un lato sembra che il mercato richieda figure in qualche maniera omnicomprensive. In realtà non è così. Bisogna ovviamente avere nozioni in generale comunque dei settori, come posso dire, complementari al nostro, per armonizzarci al meglio nelle fasi di sviluppo di un progetto. Ma in realtà quelle figure che vorrebbero fare un po' tutto, inevitabilmente si trovano comunque a creare sostanzialmente un problema, un disagio al loro cliente. È chiaro, ci sono quelle figure che sono in grado veramente di fare tutto, però noi ovviamente, osservando quanto accade online, ci accorgiamo che così non è. Non avete idea, veramente non avete idea
quanti professionisti a tutto tondo, cioè dal social media al grafico, eccetera, con Astrella affrontiamo quotidianamente, professionisti che lo sono solo sulla carta digitale, cioè l'hanno scritto loro, ma che non capiscono neanche le basi minime per dialogare all'interno di progetti che essi stessi propongono. E questo ovviamente dà l'idea di un gap culturale che penalizza quella figura, ma soprattutto il loro cliente finale e persino il dialogo con altri professionisti con i quali oggi è frequente fare rete. Vincenzo, cosa ne pensi delle 21 professioni del web definite dall'International Webmaster Association? Ma guarda, Vincenzo, secondo me, ti dico questo, nello sviluppare il webinar di stasera, io ho tenuto conto di diversi articoli letti online, di un libro del Sole 24 Ore, adesso non mi ricordo, insomma, un libro che ho letto un po' di tempo fa, no, forse era della Franco Angeli, non mi ricordo, comunque, di un libro che ho letto di recente negli ultimi mesi, legati proprio alle nuove professionalità emergenti. E ti dico che più scrivevo ruoli professionali, più mi rendevo conto che in effetti esistono veramente tante figure che poi vengono ricombinate da ciascuno di noi secondo necessità. Le 21 professioni definite, tutto sommato potrebbero anche starci, però a mio avviso parlare solo in termini di web è fortemente limitativo e restrittivo. Dell'idea rispetto all'idea che vorrei cercare di passarvi questa sera e che poi rappresenta in effetti quelle che sono le richieste del mercato. Giulio, la mia preoccupazione è che succeda quello che succede in altri campi. Sì, rispetto a 12 tu all'albo dei grafici. È chiaro, la preoccupazione è quella, però tra il non fare nulla e creare un albo e poi affrontarne i problemi, io sinceramente preferisco vedere l'albo e poi affrontarne i problemi. Gli architetti che prendono geometri appena diplomati? Sì, certo, è chiaro. Aspettate, sto scorrendo le vostre domande. Severino, non si riesce a stare dietro a tutto. È vero, infatti, Severino, il tuo appunto è fondamentale, sai perché? Perché quando io poco fa ho detto che bisogna avere delle competenze complementari al nostro, come ti posso dire, alle nostre abilità principali, volevo dire semplicemente che è impossibile essere dei tuttologi. O tuttologhi, adesso non so come si dice, dei tuttologi suona meglio, dei tuttologi, proprio perché è impensabile dover star dietro a tutte le evoluzioni che ci sono in circolo, eppure ti garantisco che, cioè ti garantisco, basta che tu stesso vai a fare, ti dedichi un attimino a una ricerca su LinkedIn, di queste figure che si occupano di tutto ne trovi tantissime. Io leggo molti annunci di lavoro che richiedono 1.000 skill. Ma Roberta, sugli annunci di lavoro, infatti, adesso ne parleremo, però anche un'azienda che oggi, e ce ne sono tante, pubblicano, quelle aziende che oggi pubblicano annunci dove ti chiedono di saper fare il mondo, non hanno capito un cazzo, detto comunque con questo semplice francesismo. Perché in effetti la figura che stanno cercando è rara, è rarissima, così come la vogliono loro. E quindi ti posso garantire che nella maggior parte dei casi spingeranno inevitabilmente una figura a dichiararsi come una sorta di factotum digitale e si troveranno poi davanti a quei problemi di cui parlavo prima. Ma non devi puntare, Roberta, a saper bene tutto, perché è impossibile, te l'ho detto. Cioè, tieni conto che io sono nel settore ufficialmente da 11 anni, più gli anni che ho fatto di gavetta dove non ero niente, semplicemente collaboravo all'interno di varie realtà. Ti posso garantire che io stesso sono pieno di lacune e chiaramente dove ho necessità cerco comunque di approfondire. Ma in 11 anni, chi mi conosce lo sa, Astrella ne ve lo può dire, io personalmente in 11 anni, 365 giorni all'anno, avrò dedicato in media tra le 10 e le 14 ore al giorno al lavoro, il che significa che mi sono confrontato costantemente a tutto tondo su talmente tanti progetti da assorbire determinati passaggi e capire anche, elemento importante, quali sono i miei limiti. Io, per esempio, mi avete sentito dire tante volte di PHP, per esempio, citiamo quell'argomento, ne conosco qualche cosina, cioè non so programmare una pagina, ma se devo andare a cercarmi una variabile su un sito lo so fare. Ma se ricevo una commissione di un sito da montare, per esempio, con WordPress, Joomla e andare poi a gestirne gli aspetti di programmazione più sensibili, non me lo sogno neanche di dire sì, lo faccio io. Nel budget metto direttamente in considerazione una figura evoluta. Oggi ho lanciato una ricerca online, quella, non so se avete letto, che cercavo
insomma, ho lanciato la ricerca di un programmatore che mi è stato richiesto da alcuni partner e che, vi dico la verità, mi piacerebbe comunque tenere a fianco, perché il programmatore che noi utilizziamo, che ci affianca nei progetti, siccome è un programmatore in gamba, ha talmente tanto lavoro che non riesce ad andare avanti. Potrei tranquillamente dire, ok, dove non c'è lui che effettivamente ci può assistere, vabbè, tra me e Astrella ci mettiamo, smanettiamo. No, accettiamo i nostri limiti. Noi abbiamo ben deciso qual è la direzione che vogliamo prendere, qual è il nostro core business, e manteniamo quelli. E mi viene da ridere, ripeto, quando mi chiedono le aziende, anche a me le hanno chieste, mi serve un grafico che sia social media manager, che sappia gestire le campagne Google AdWords, che sappia volare, che sappia trasformare il metallo in oro, e che se gli chiedo portami un Martini lo faccia anche di notte, appena vede il mio numero sul cellulare. Cioè, sono comunque fesserie. Però sono tipiche del mercato, soprattutto del mercato italiano. E l'ignoranza impera veramente, Vincenzo, sono d'accordo. E Roberta, lo so, non li dovrebbero pubblicare, ma così spesso portano a pensare a mentire sulle proprie competenze. Esatto, Vincenzo, è quello che dicevo prima io. Spingono le persone che hanno bisogno di lavorare a mentire spudoratamente. Ok, allora, il concetto di base quindi sostanzialmente è questo. Visto che appunto eravamo arrivati al punto essere o non essere, se è vero che da un lato gli utenti sono costretti a dichiararsi pur di lavorare in una certa maniera, è pur vero che oggi si è innescato un meccanismo perverso che sta di nuovo danneggiando non solo il settore della grafica, che già era abbondantemente massacrato. È stato abbondantemente massacrato negli anni passati da chi si improvvisava. Magistrale, mi ricordo un mio amico, vi parlo degli inizi della mia carriera. Mi ricordo un mio amico, vi giuro che mi ricordo pure qual è la via, perché non me lo sono mai dimenticato. Un amico che in pratica lo incontrai per strada e mi disse: "Ah, Massimo, lo sai, sono diventato grafico." E io: "Ah sì, Andrea, e come? Hai fatto un corso? Stai facendo qualcosa? Hai deciso di intraprendere questa strada?" "No, mi sono scaricato Photoshop e Dreamweaver." E non è che era lui il genio della situazione. La frase che vi ho detto prima ci è stata dedicata 2 mesi fa, testimone a Strella, 2 mesi fa una ragazza mi ha detto: "Guarda, io non so fare niente," testuali parole, "non so fare niente, quindi ho pensato di fare il grafico." Sinceramente mi volevo mangiare la cornetta, anche perché cazzo, proprio a me è venuto a dirle che non faccio altro nei webinar di dire determinate cose, ma non avete idea quanti ne capitano di sti soggetti, non ve lo immaginate. E contemporaneamente, attenzione, perché sta succedendo un'altra cosa e vi spiegherò anche perché è importante evitare il fenomeno e riconoscerlo. Il punto è questo. No, aspetta, mi ero dimenticato la perla, Giuseppe. Aspetta, cazzo, Astrella, pure tu non me l'hai ricordata. La ragazza in questione, mi dispiace, non la voglio prendere in giro, per questo non dico chi è, però era veramente, veramente da ridere. Non solo la ragazza mi disse: "Non so fare niente, quindi voglio fare il grafico", ma aggiunse anche che i programmi di grafica le facevano venire il mal di testa. Cioè, immaginatevi cosa potresti, cosa gli vuoi rispondere a una persona che ti dice una cosa del genere. Non sai nemmeno che cosa dirgli. E ribadisco, noi abbiamo a che fare costantemente, veramente costantemente da anni, con tutta una serie di figure che appunto si riciclano di giorno in giorno senza alcuna competenza. Il che, voglio dire, in mancanza di tutela di determinati ruoli professionali, purtroppo crea solo danno, perché vi garantisco che questa gente, comunque, tra amici, conoscenze dirette e indirette, si inventa ruoli, prende anche lavori, e io sono contento che questa gente lavora. Non è che dico di no, perché lo sapete, cioè, se io stesso faccio tanti corsi online gratuiti proprio perché mi piace comunque condividere con voi e ricevere anche da voi tanti input che mi date per costruire qualcosa insieme, per crescere insieme, per migliorare la cultura generale rispetto al nostro settore insieme, perché sono convinto che crescendo tutti insieme migliora il nostro settore, e chi resta in fondo sono quelli che non se, non, ai quali non frega niente di essere professionisti di settore. Però il punto qual è? Che ribadisco, sono troppe le figure che si lanciano all'interno di questo settore e che si lanciano senza competenze solo magari per 1, 2, 3 anni e poi addirittura lavorano.
Ve ne potrei citare a pacchi, ogni tanto con la stella la scriviamo pure nella pagina dei webinar. È come l'art director che dichiarò 25 anni di esperienza, alla quale abbiamo chiesto un file vettoriale, ci ha mandato il JPEG e ci ha detto che era un JPEG vettoriale. Un art director di 25 che dichiarava di lavorare da 25 anni. Cioè, roba veramente da prenderlo, spezzarlo, farlo a fettine. E questa persona c'ha anche addirittura... come posso dire, privato di una parte di una commessa, perché il lavoro l'ha presa lui con quell'azienda, noi ci siamo occupati solo dell'altra parte. Ma ve ne potrei citare, ma sono sicuro che pure voi ne conoscerete tanti di questi casi, solo che lavorando nel mondo della formazione da anni, chiaramente comunque gli esempi probabilmente, ecco, chi lavora nella formazione ne ha un po' di più, ne ha sentite di più. Ora, il punto però qual è? Dobbiamo imparare anche a essere intelligenti e furbi, vi spiego perché. Online, in virtù del meccanismo delle aziende che vi chiedono di essere di tutto, la gente praticamente si dichiara qualsiasi cosa. Poi contemporaneamente accade che, come in tutti i settori, ci sia, soprattutto in assenza appunto di regolamentazioni o di albi o di qualunque altro genere di riconoscimento formale, ci sono tutte quell'insieme di figure che... si dichiarano, si autoincensano esperti di qualunque cosa. A noi è capitato, ve l'ho raccontato tante volte, dal ragazzo che ha fatto un corso con me di 3 mesi è diventato nell'arco del mese successivo social media manager, nell'arco dei 8-9 mesi successivi è diventato art director, cioè lui nel suo curriculum oggi si scrive art director, social media manager e tutto il resto. Un'altra persona l'abbiamo riscontrata meno di una settimana fa, una collega con la quale abbiamo collaborato, che in pratica ha sempre fatto semplicemente l'operatrice social per noi, una ragazza che fa parte del nostro team, e a un certo punto si è autodichiarata social media manager. Nell'arco di 4 mesi di distanza è diventata anche social media manager. Ora, io sono contento per questa gente che è fantasiosa e intraprendente, voglio essere proprio buono per non dire che comunque non ha capito un cazzo comunque del settore lavorativo. Il punto è che noi questo tipo di scelta non la dobbiamo fare, sapete perché? Perché quello che ho detto ad Astrella è questo: quando io vado a guardare un curriculum, e qualcuno di voi sa che io sono stato selezionatore per diverse agenzie e selezionavo i curriculum, se non vedo una corrispondenza diretta tra gli anni di esperienza, le collaborazioni all'interno di alcune realtà professionali, e perché no, dei risultati, un portfolio, quello che è, e poi leggo che questa figura è diventata Dio nell'arco comunque di pochissimo tempo, qualche domanda me la faccio. E non si pensi che le aziende che si sente dire che oggi selezionano online sono stupide come quelle che vanno a mettere annunci magari su seconda mano, sui vari gazzettini, eccetera. Cioè tutte quelle aziende che si dotano di vecchi, diciamo, strumenti per fare recruiting. Ok? Non sono così. Quelle aziende che vanno a selezionare online, alle quali noi dobbiamo andare a puntare, perché noi a quelle dobbiamo puntare, alle aziende che cercano i loro candidati online, perché significa che saranno aziende evolute. Ok? Ciao Jasmine. Queste aziende evolute, alle quali noi puntiamo, sanno riconoscere i fake. Quella frase che io ho scritto, essere o non essere, fake poco palesi, si riferiscono proprio a questo concetto. Potete inventarvi quello che vi pare e piace, va solo a vostro danno. Potete anche incensarvi e mettervi il gagliardetto. Ai miei occhi e agli occhi di chi vi guarderà, farete solo tristezza e perderete un'opportunità. E fra l'altro, all'interno di questo contesto, adesso come vedremo, perché ho preparato degli elenchi di figure professionali che discuteremo insieme, scopriamo anche che queste figure, e spesso anche quelle più evolute, si perdono nelle definizioni e non sanno neanche loro quale può essere la necessità lavorativa contestualizzata nel ruolo che si sono cuciti addosso di notte nel buio della loro stanza. Al contrario, però, mentre il mondo si evolve, si evolvono le etichette e le definizioni, che restano semplicemente dei gagliardetti fondamentalmente inutili, però nascondono la necessità per noi che ci presentiamo con quelle skill professionali di capire chi vogliamo essere, o meglio, come vogliamo essere percepiti. Se io scrivo social media manager, ok, devo anche capire che cosa significa social media manager.
Se scrivo che, per esempio, sono un, che ne so, un art director, prendiamo il titolo art director, oppure scrivo che sono un creative director. Quanti di voi sanno qual è la differenza tra l'art director e il creative director? Nessuno risponde? Non vergognatevi, perché vi assicuro che comunque io stesso ci ho messo anni a capirlo, fino a che non l'ho chiesto proprio a una creative director, che prima mi ha preso a schiaffo e poi mi ha spiegato. Sono in realtà, materialmente, definizioni che in certi casi addirittura si sovrappongono, perché dipendono anche molto dall'interpretazione. Però, per esempio, una creative director che ha lavorato a livello internazionale, che mi ha fatto anche da maestra anni fa, mi ha spiegato semplicemente che all'interno di un'agenzia, il cosiddetto creativo è in realtà potenzialmente la figura più alta, cioè è proprio la figura che dirige l'orchestra, che si fa venire le idee, che progetta campagne, è un po' veramente la testa della situazione. E che l'art director non è altro che una sorta di grafico evoluto che in pratica interpreta i dettami del creative director e li concerta insieme al copy per sviluppare il tutto. Poi, approfondendo, scopriamo che il creativo di solito può combaciare con il copy, o che il copy addirittura che fa le veci del creativo, e così via. È irrilevante, ovviamente, poi, il modo in cui queste etichette vengono utilizzate, per esempio, all'interno di un gruppo, di un team di lavoro. L'importante è che ciascuno sappia che qual è la sua finalità e cosa vuole fare, o cosa deve fare. Scusatemi. O cosa deve fare. Però il punto qual è? È un esempio banale per far capire che ci possiamo cucire addosso quello che vogliamo. Ma quando poi online ci presentiamo con un curriculum pubblico e andiamo a specificare determinati contesti, per esempio sono art director, sono social media, sono questo, sono quello, e nel nostro sito, nella nostra pagina personale, vediamo che ci sono degli errori, qualcosa non va. Ci stiamo rovinando con le nostre mani. È un po' come il giornalista con cui ho lavorato qualche anno fa, era un giornalista, si dichiarava tale, mi disse pure come ha preso il tesserino di giornalista, e questo tizio sbagliava i congiuntivi nel free press che gestiva. Le prime 10 volte l'ho corretto, dopo mi sono rotto, perché a un certo punto ho avuto anche l'ardire di contestare un congiuntivo. Allora ho detto, ok, vai. Se io sarei in te, non lo cambierei. Fai tu. Vi sembreranno sciocchezze, ma ve l'ho detto, ve ne potrei citare a pacchi di ste situazioni. E sulla scelta infatti della figura, adesso Severino, arriviamo. A questo punto quindi, sì Simon, ma fortunatamente in quel contesto io ero semplicemente l'art director. È chiaro che se deve uscire un documento che porta il mio nome con una dichiarazione magari mia, cerco di farci attenzione. Però vi ripeto, sono comunque dettagli, tra virgolette, non dettagli. Nel senso che sono significativi agli occhi di chi sa guardare. E voi a chi sa guardare dovete puntare. A meno che non vi interessi restare imbalsamati nella melma, nella marasma, nella marmaglia, come l'ho definita tante volte, di figure approssimative che magari sono semplici appassionati di settore che appunto in assenza di regole si dichiarano come gli pare e piace, con la scusante di vendersi e vendere indiscriminatamente e di fatto truffare il prossimo. Ciao Monica. Quindi a questo punto, e da lì partiamo, quello che noi dobbiamo fare è innanzitutto cercare di capire chi vogliamo essere e progettare letteralmente la nostra identità online. Discorso simile che abbiamo visto quando abbiamo parlato di personal brand e self-marketing. Quindi io non mi soffermerò sulle fasi di progettazione, ma andremo ad esaminare le figure e le competenze necessarie. Vincenzo, conoscendo un po' le modalità con le quali diversi conoscenti hanno preso il tesserino da pubblicista, non mi stupisco più tanto. Sì, Vincenzo, guarda, lo posso dire tranquillamente, tanto non ho fatto il nome, quindi. Questa persona praticamente pubblicò su un altro free press di annunci commerciali, tipo, ho citato prima seconda mano, tipo quello, anche nella zona però si chiamava in un'altra maniera, e a furia di fare così, siccome era amico del tizio che gestiva in pratica questa tipografia barra era l'editore in pratica del giornale, adesso mi sfugge il termine, e grazie a un paio di amicizie me lo disse tranquillamente, ottenne il tesserino da giornalista. Questa figura oggi è online, ha un discreto successo, ho litigato con lui tempo fa proprio perché comunque a un certo punto non ne potevo più, e lui si spaccia online per giornalista, e vi assicuro che certe volte quando vedo determinate cose che scrive avrei veramente tanta voglia
di dire alla gente come è diventato giornalista e di fargli vedere le pubblicazioni che ho ancora io in mano per capirci. Comunque, per cui per questo vi dico, cioè queste figure sono in mezzo a noi e ce ne sono tante. Comunque, lasciamo stare questo. Vabbè, a parte, ecco, ma magistrale, grazie Severino. Giannino, l'abbiamo preso in giro tutti, ma vi rendete conto che noi in Italia comunque sostanzialmente siamo quello? Cioè siamo quello ed è vero che è così. Ora, io non so voi, ma io mi vorrei elevare un po', quindi cerco comunque di non fare pipì oltre il vaso e mi guardo bene alle volte dal definirmi in una certa maniera. O quantomeno cerco di motivare ciò di cui sto parlando mostrando, quando necessario, quel che devo mostrare. Andiamo a pagina 3 delle slide. Entrando nel merito dell'argomento di questa sera, il mondo che avevamo davanti una volta era piuttosto semplice, cioè mi riferisco al mondo fino a qualche anno fa, non vi sto parlando di 20 anni fa, diciamo a cavallo tra il web 1.0 e 2.0 che ci sta tutto. Avevamo semplicemente le classiche agenzie creative, i freelance, che erano in pratica le classiche figure di rito, ripeto, avevamo il grafico, avevamo Simon, ma io il tesserino, ma dopo aver lavorato per 3 anni e 3 mesi per NetNews, ma solo dopo 2 anni di lavoro in redazione me lo hanno dato. Ma non mi reputo comunque un giornalista, ma un blogger. Ok, Simon, quella è una questione poi di sensibilità personale, però per l'appunto, l'esempio che ho fatto non si riferisce alla critica del meccanismo, perché personalmente il meccanismo non lo conosco. Però ribadisco, il concetto è quello, cioè online. Sono tante, ecco, c'è molto, moltissimo fumo e poco, pochissimo arrosto. E lo vediamo anche nei contesti più inaspettati. E ve lo garantisco, avendo avuto la fortuna di lavorare anche con grosse realtà nazionali, quello che abbiamo davanti agli occhi, dietro spesso, nasconde un vuoto abissale che non vi aspettereste mai, mai e poi mai. Oppure ci sono dei progetti che magari vanno avanti solo per inerzia o perché c'è un disperato che magari è appassionato di quello che fa, che traina il carro per tutti gli altri. Ma se andate a vedere, ci sono veramente agenzie creative che sono creative quanto è vero che mi chiamo Barbara, che in realtà effettivamente lavorano in un'altra maniera. E lo posso dire perché, come sapete, noi nel 90% dei casi con Astrella lavoriamo con tantissime agenzie a livello nazionale, collaboriamo alle volte una tantum, altre volte in maniera più continuativa e non avete idea quante volte abbiamo intercettato realtà professionali o presunte tali che si servivano di noi anche per le banalità, robe che voi direste, ma scusami, ma cioè, tu hai bisogno di pagare una persona all'esterno per una minchiata? Cioè, prendi una persona, sono cose che ti servono nella vita di tutti i giorni. Prendi una persona e te la fai all'interno, paghi una persona competente, gli dai anche lavoro e così eviti comunque sta fesseria di chiamarmi per farti il bottone grafico col numero verde. Ok? Però lasciamo da parte la critica comunque sociale perché ne ho già parlato abbastanza, sembrava più uno sfogo che altro, ma mi interessa veramente tanto definire, comunque fare un profondo distinguo tra quella che definisco marmaglia e chi vuole evolversi, ok? Giuseppe, se mi volessi sfogare, guarda, penso che effettivamente metterebbero fuori legge il mio Mac, me, la scrivania e pure il criceto che ho di là. Per cui lasciamo stare. No, il problema però è quello: cioè, materialmente anch'io do peso ai webinar, cioè cerco di impegnarmi nel condividere con voi quel poco che so, e da voi fortunatamente ne ricevo altrettanto, ve l'ho detto che cresciamo insieme. Ma li faccio questi webinar perché effettivamente credo fermamente che migliorando tutti noi insieme, elevando in pratica l'asticella qualitativa del nostro settore, automaticamente tutti quei pesi morti, la marmaglia, rimangano giù. Certo, potete fare come hanno fatto alcuni dei frequentatori dei webinar. I webinar ci sono dal novembre 2011. Non avete idea quante volte mi è capitato di vedere dei frequentatori abbastanza assidui dei webinar che dopo 3, 4, 5, 6 webinar si sono creati un profilo grazie ai webinar. Ora, crearti un profilo o pretendere di ambire ad un profilo perché hai seguito 3, 5, 6, 7 webinar è una minchiata colossale. Ma di quelle proprio veramente da Guinness dei primati. Perché non si può pensare comunque di costruirsi un profilo sul fatto che comunque hai frequentato dei webinar. È una minchiata veramente colossale.
Non basta nemmeno farsi un semplice corso di formazione, figuriamoci dei webinar online. Però, ripeto, la mentalità è quella, va bene così, lasciamogliela a loro. Facciamo sì che siano loro a restare dove sono. Nel frattempo, vediamo come cresce il mercato, vediamo che opportunità ci sono, dopodiché si cresce un passo alla volta. Sì, Davide, bisogna comprare libri se necessario, ma soprattutto bisogna studiare in rete. Bisogna lavorare, fare la gavetta anche gratis. Non hai idea quanti lavori si fanno gratis anche quando sei già avanti con l'età anagrafica ed esperienziale, che ti serve comunque da un lato per crescere, dall'altro per confrontarti con problemi reali che appunto non, a livello, come posso dire, puramente accademico non potresti capire. Invece, buttandoti comunque in certi contesti, magari ti metti comunque in condizioni di crescere e di apprendere. Ok, la gavetta gratuita non è il male in terra, non è così. Gli stage gratuiti che tante volte in qualche maniera disdegniamo, in realtà, oltre ad essere un'esigenza per le aziende assolutamente comprensibile per valutare davvero i soggetti, ci sono anche gli imbrogli, ma non sono tutti gli stage degli imbrogli, ma servono a noi comunque a mettere le mani in pasta. Esatto, Simon. Tenete conto, io all'inizio della mia carriera, ve l'ho detto prima di cominciare a lavorare, cioè io calcolo i miei 11 anni di esperienza da un certo momento in poi, cioè dal momento in cui ho cominciato realmente ad aprirmi una posizione fiscale, a fare determinati acquisti in termini di licenza. Ve l'ho raccontato, i primi mi ricordo dopo aver lavorato a livello come interinale per la BNL, i guadagni di quei 8, 9, 10 mesi di interinale non li ho spesi con uno scooter, li ho spesi con la licenza Adobe pacchetto completo della Creative Suite, ok? Quindi, cioè, vi sto dicendo, era una scelta che ho fatto. Prima di quello, non avete idea quanti lavori gratuiti ho fatto, e anche dopo. Ok? Davide, ma tu sei il Davide del logo? Scusami, perdonami, ma non collego Saronno. Sei il Davide dell'altra volta, quello del logo? Ah, ok. Ma l'ho detto già l'altra volta, non vi dovete fare scoraggiare, da qualche parte tutti hanno cominciato, quindi non fatevi buttare giù, ve l'ho già detto l'altra volta. Chiunque vi massacra, o lo fa per paura, o lo fa per stupidità, o lo fa perché magari lo fa nella maniera cattiva e sbagliata e non si lascia capire. Ma chiunque di noi ha cominciato da qualche parte. Eh sì, Roberto, in effetti il momento attuale non è che sia granché, per cui è anche normale avere difficoltà a trovare lavoretti. In questo momento è così. Però, ecco, laddove magari fai fatica a trovare lavoretti, puoi fare come hanno fatto anche alcuni ragazzi dei webinar, che si sono conosciuti qui all'interno, hanno fatto gruppo e hanno messo su delle piccole realtà. Qualcun altro magari si ingegna o si reinventa. E stasera siamo qui anche per questo. Alessandro, è vero, sono copy dal lontanissimo 92 e guai a me se non facessi formazione continua. Sì, anche qualche lavoro for free pur di imparare. Esatto, condivido assolutamente. Ah già, vero, hai ragione Simon, sì, perché Davide era già andato via. Sì, quella sera feci il discorso a te Simon, ma vale anche per Davide. Ecco, guarda, Roberta, per esempio, quello che il consiglio che ti sta dando Francesca, parti dalle tue passioni e crea qualcosa. Inventati, perché alle volte, ve l'ho detto tante volte, vi consiglio veramente di andarvi a rivedere il webinar su personal brand e self marketing e portfolio creativo, che è anche utile. Perché alle volte, in un momento statico, possiamo far leva sulle nostre passioni, creare pure qualcosa di nostro che in realtà ci farà guadagnare visibilità online. Daniele Mazzotto, io ho cominciato a propormi gratis per piccole realtà che sapevo di poter seguire. Sì, io per esempio, Daniele, quando mi si chiede per esempio a livello gratuito, al di là degli stage delle aziende, perché alle volte gli stage purtroppo sono anche delle truffe, lo sappiamo, però a me piaceva molto lavorare per le ONG. E per le associazioni non governative, Amnesty International, l'Avis, tutte queste associazioni che comunque, come ti posso dire, da un lato non avevano grosse pretese, non potevano averle in forza di cose, ma che però ti mettevano in condizione di sviluppare lavori veri, affrontare delle problematiche vere, quindi era un ottimo comunque terreno sul quale sviluppare delle competenze. Bella Francesca questa. Perfetto Daniele, e tieni conto che io l'ho fatto all'inizio per la mia città, per Reggio, poi lo feci per la circoscrizione calabrese e ho fatto anche dei piccoli lavoretti, delle collaborazioni, poi con la sezione nazionale, perché da lì poi mi sono mosso. Però è questo quello che intendo, cioè quando siamo fermi,
anziché languire nella disperazione più nera, dobbiamo essere in grado, pare facile a parole, lo so, ma vi posso garantire che queste fasi le passo pure io, e chiunque di noi le passa, tutti, non c'è uno che non le passa. In quelle fasi dobbiamo cercare comunque una leva umorale o in qualche maniera una leva dentro di noi che ci faccia, che ci spinga, ecco, verso una autoproduzione finanche semplicemente, come posso dire, esplorativa di nuovi stili, di nuove idee, di nuovi argomenti che magari non conosciamo. Ed è da qui, ripeto, che stasera io vorrei darvi degli spunti utili. Comunque, concludendo questa slide, la numero 3, fra l'altro per chi è arrivato adesso, Monica e gli altri, scaricate questo PDF. Stiamo seguendo il PDF, purtroppo non sono riuscito a caricarlo, stiamo seguendo il PDF che vi ho appena segnalato. Quindi dicevo, in effetti, in tutti i settori della comunicazione, fino a qualche tempo fa, esistevano dei ruoli ben definiti. In linea di massima io ho in pratica separato in tre macro aree quelle che potevano essere le sezioni della comunicazione visiva, diciamo, prima e moderna, e prima di una certa data e moderna, cioè quella di oggi. Max, ma puoi aprirci la chat privata? Veramente pensavo fosse aperta. Vediamo. Ok, adesso dovrebbe essere attiva. No, di solito la lascio attiva, solo che pensavo che fosse attiva. Allora, dicevo, questi tre settori da prendere in considerazione, secondo me possono essere web, quindi il settore del web, quindi della rete online, del www per così dire, social media, che considero settore a parte, e marketing, all'interno del quale considero delle sottocategorie che adesso poi vedremo insieme. Quindi parliamo di marketing puro, di social media e di web. Fino a qualche tempo fa i ruoli che andavano a ricoprire i diversi incarichi e le diverse necessità che queste tre macro aree reclamavano sostanzialmente erano ben definite. Certo, social media è arrivato dopo, ma ovviamente comunque la comunicazione tradizionale old media. Le figure erano quelle. C'erano, ripeto, i programmatori, c'erano i grafici, gli art director, i marchettari puri, gli analisti. C'erano per esempio i classici PR o gli agenti commerciali, c'erano i consulenti e così via, le classiche figure che tutti noi dalle quali tutti noi discendiamo, per così dire, e che sostanzialmente erano le figure alle quali si puntava. Il mitico grafico pubblicitario che ha alimentato corsi in tutta Italia e truffe a palla, che era in pratica il grafico che conosceva quei tre software cardine e aveva competenze medie per affrontare le varie necessità, e che fra l'altro è quello che ha subito forse un po' di più l'evoluzione del mercato. Però ecco, le figure erano queste. C'era anche la figura del copy, che per molto tempo è stata bistrattata, perché in Italia, dove siamo mediamente ignoranti, la figura del copy, che in realtà è una figura fondamentale, veniva considerata quasi come un orpello inutile. Chi è che faceva i testi? La segretaria, il figlio del cugino, dell'amico, del cognato, di quello che lavora per me nella stanza a fianco, li troviamo via internet, facciamo il copia e incolla e così via. Questo era il copy. Oggi la situazione è un pelo migliorata, ma per forza di cose, perché comunque le aziende devono affrontare lo stesso problema che affrontiamo noi freelance, lo devono affrontare nella loro dimensione, cioè per elevarsi dal marasma di aziende, di agenzie creative o presunte tali che vengono aperte ogni giorno, cercano in qualche maniera la qualità, e quindi nel cercare la qualità si dotano di una struttura fatta di professionalità, ok? Sì, il cliente stesso, ok. E quindi per questo oggi il copy o la copy sono figure magari leggermente più rispettate. Ma siccome comunque sempre italiani siamo, sempre ignoranti siamo, ovviamente la situazione non è che sia cambiata chissà quanto. Mi ricordo in un'agenzia di Milano dove lavorai per poco tempo, la ragazza che era stata presa a fare la copy lavorava con il vocabolario a fianco, il che direte voi è normale, se non fosse che poi mi faceva delle domande a me, che non ero copy, su come si declinava, sulla declinazione di alcuni verbi. Immaginatevi, a me veniva da ridere, perché sinceramente dicevo, cazzo, ma cioè, ti sei presentata come copy, neolaureata e tutto il resto, ti hanno preso come copy, ti hanno messo lì sapendo che non avevi uno storico,
E ti devo dire io qual è la declinazione del verbo. Ok? Ma potremmo, insomma, se ne potrebbe parlare comunque veramente in abbondanza, diciamo, del meccanismo di selezione di certe figure. Andiamo a pagina 4 e cominciamo a vedere come cambia il mondo del lavoro, il panorama, e quindi da lì poi andremo a deviscerare tutte le figure che, ribadisco, potremmo considerare delle skill personali da combinare o degli obiettivi da raggiungere per definire il nostro profilo, quindi quella roadmap legata alla nostra identità che siamo costretti a ritagliare all'interno comunque del mondo online su di noi stessi per presentarci al meglio. Le non professioni, non lo conosco. Ah, pensavo mi stessi suggerendo un libro. Più che le non professioni, guarda, ti dico la verità, oggi preparando nel pomeriggio questo webinar, mi è venuto in mente un'ideuzza. Non so se con Astella riusciremo a portarla avanti, ma se riesco a farla come dico io, ci sarà da divertirsi. Se riesco a farla come dico io, vedremo. Allora, lo sai che io quando lancio questi progetti in realtà coinvolgo tutti, e questo in particolare. Vi assicuro che comunque vi coinvolgerà completamente. E non è il classico blog dove si raccontano le fregnacce che ci capitano, no, è una cosa molto molto diversa. È una roba da malati mentali, per la verità, per certi versi, e me ne vanto dell'essere un malato mentale. Allora, andiamo a pagina 4. Allora, nel mondo attuale, quei macro settori e i relativi ruoli professionali hanno iniziato. Ah, me l'hanno suggerito in tanti, in effetti non l'ho mai letto, ma me l'hanno suggerito in tanti. Ciao Daniele, a presto. No, Salvatore, l'anno scorso era il magazine, che in realtà sta per partire finalmente. No, questa è una cosa che proprio mi è venuta in mente oggi, e dovrebbe essere anche abbastanza rapida, perché non è chissà quale progetto. È una cosa fatta puramente per divertirsi e per dare soddisfazione a chi vive tutti gli aspetti malsani del nostro ruolo. Abbandono causa influenza. Ciao Federica, grazie dell'apprezzamento. Buona continuazione a te. Allora, quindi dicevamo, vediamo come si è evoluto, come si evolve il mercato e da lì poi andremo a scegliere scusatemi, a definire le figure e le skill di queste figure. Innanzitutto, lato web. Se una volta avevamo semplicemente il programmatore ad occuparsi della struttura di un sito, oggi, come dicevamo, la persona che mette su un sito non necessariamente ha delle competenze web eccessivamente approfondite, e lo vediamo perché ci sono una marea di siti che anche tecnicamente fanno schifo ma vengono messi online, oppure siti che sono funzionanti ma che possono avere anche qualche pecca, e in ogni caso dietro non nascondono un programmatore. Ce ne sono tanti casi simili. Complice anche l'arrivo dei tanti framework e dei CMS, in effetti, la figura del web designer è diventata una sorta di ibrido, mi ripeto, tra il grafico e il programmatore, è esattamente la figura di mezzo. Non è più il web designer di una volta, perché il web designer di una volta è vero che creava grafica per il web, ma aveva anche competenze di codice. Oggi la figura che gestisce questi strumenti spesso e volentieri non ne sa veramente nulla di codice o mastica appena appena il codice di base. Chiaramente mi riferisco a una sorta di media calcolata. È chiaro che poi non dobbiamo sentirci toccati se siamo noi stessi web designer o se ci definiamo tali. Io mi riferisco in questi casi a quelle che sono le necessità di settore e alle dinamiche che poi ne vengono fuori. Quindi, come vi dicevo, nel settore, nell'ambito del web design, quindi non abbiamo solo i classici web designer di una volta, ma abbiamo anche tutta una serie di figure o subfigure che nel loro ruolo si preoccupano di caricare e mettere online un CMS e farlo funzionare al meglio, o di sviluppare, magari attraverso alcuni framework, dei progetti anche più ampi. Il settore dei social media chiaramente si apre, si potenzia, cambia e comincia a diventare un tassello fondamentale di ogni strategia online, il che significa che qualunque azienda che oggi voglia essere percepita come esistente deve passare dal web e dai social media, e nel passare sotto il ponte dei social media dovrà dotarsi di tutta una serie di strumenti, di tutta una serie di presenze sul web, ciascuna delle quali
reclamerà a sua volta delle competenze lavorative che poi andremo a vedere. E avrà bisogno essa stessa magari di altre figure esterne alla propria realtà, quindi non solo figure da trovarsi all'interno delle proprie schiere, ma anche figure professionali esterne, che avranno evidentemente, occuperanno quel ruolo destinato alla promozione dell'azienda all'interno dell'universo dei social media. Poi, negli ultimi anni, arrivano gli smartphone, si evolvono anzi, arrivano i tablet e così via, e vediamo che in effetti cominciano a essere frequenti anche, sono molto frequenti anche le richieste per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni per tablet e mobile. E anche in questo caso scopriremo che molte figure che oggi operano in quel contesto sono in realtà delle figure che si sono evolute da ruoli diversi del passato, figure che hanno saputo cogliere l'attimo e sono riusciti comunque a maturare determinati ruoli. Ma l'universo delle app e mobile rappresenta un settore a sé stante, tant'è vero che ci sono comunque anche delle start-up, che ormai non sono più start-up, ci sono delle start-up e ci sono delle aziende che una volta erano start-up e sono diventate anche famose, e aziende che in generale scommettono tantissimo su quel settore. Si pensi ad esempio a tutte quelle agenzie creative che curavano i magazine cartacei di una volta e che adesso molto spesso si sono autoconvertite nello sviluppo di app e progetti legati al mondo dei tablet e mobile, e hanno praticamente riversato le loro conoscenze del mondo dei magazine all'interno dell'universo dei tablet e dei device in generale. Marketing e analisi. In linea di massima anche lì il marketing prima, tutto sommato, se ci pensiamo, era una sorta di terreno inesplorato per quelli di noi che si occupavano di far grafica, e cioè chi sviluppava degli studi di marketing erano comunque persone, o almeno ci si aspettava che si trattasse di persone che avevano seguito un certo studio, che venivano da un certo percorso professionale, che avevano degli strumenti, che avevano comunque una competenza, che di solito andavano a essere in qualche maniera raggruppate all'interno di entità che per l'appunto svolgevano queste analisi per conto comunque delle aziende, quindi vi dicevano chi era il vostro target, vi seguivano e così via. Oggi in effetti questo tipo di ruolo professionale si è un po' diluito, o meglio, chiaramente esistono ancora quelle entità molto professionali, ma sono accompagnate da una selva di figure che in realtà si sono autoproclamate, da competenze di altro genere. Pensate ai tanti che magari lavorando sul web hanno cominciato a leggere libri, seguire articoli, seguire lo sviluppo del SEO lato Google, del SEO per il sito, di Google AdWords, di Google Analytics, eccetera, eccetera, e hanno cominciato comunque a soddisfare le richieste delle aziende, anche con ottimi esiti, ce ne sono tanti casi, con ottimi esiti, e hanno cominciato quindi a soddisfare le richieste delle aziende rispetto a quel settore, pur senza essere dotati di un determinato background. In quel contesto ci sono anche dei ruoli professionali che sono in qualche maniera richiesti, cioè rappresentano delle competenze richieste che si collegano all'universo dei social media, e che alcuni ovviamente in qualche maniera assorbono in maniera fin troppo superficiale. Altri invece capiscono l'importanza della fase di analisi, dello studio del target, delle keywords e compagnie, quindi approfondiscono con corsi, seminari, libri, eccetera, eccetera, e nel diventare social media manager assorbono dentro di sé questo tipo di conoscenze e questo tipo anche di competenze, quindi, come dicevamo. E infine anche il mondo dell'e-commerce. Perché ho citato l'e-commerce come un qualcosa a parte dal web in generale? Ve lo spiego subito. Voi sapete che dati recenti, dati di, come si chiama, di Audi Web, ma non solo, perché in realtà anche Nielsen Italia e tanti altri ce lo dicono, le aziende oggi sfruttano tantissimo l'e-commerce perché sanno che il pubblico adesso finalmente ha cominciato a utilizzare da un bel po' l'e-commerce ad un certo livello, e questo significa che le aziende si sono finalmente potute convertire con più tranquillità all'universo dei siti, degli shop online. Cosa che prima non si poteva fare per tante ragioni che non stiamo qui a definire per l'ennesima volta. Il punto però qual è? Che mettere su uno shop online, oggi, nell'era dei social media e del web evoluto, significa
dover considerare anche dei ruoli professionali fondamentali per la riuscita del progetto. Lo vedremo tra poco, perché ci occuperemo proprio di andare a insomma, scendere nel dettaglio delle figure. Però vi anticipo che, ad esempio, non è difficile oggi, nell'ambito dell'e-commerce e anche del web in generale, trovarsi davanti dei call center online. Non è difficile trovarsi l'assistenza online sui prodotti. Non è difficile vedere aziende che sfruttano Twitter e Facebook per tale assistenza. Come non è difficile scoprire che ci sono delle figure che sarebbero dei manager in generale, manager di canale, manager social media, eccetera, eccetera, manager di community, ma hanno una specifica, come posso dire, competenza nell'ambito della gestione dei canali shop. E lì, in effetti, visto che oggi tante aziende si stanno buttando all'interno, stanno lanciando verso il settore dell'e-commerce, diventa interessante per chi magari ha quel minimo di competenze tematiche da poter spendere su queste aziende, proponendosi come figura specifica di settore, fondamentale per la riuscita di determinati progetti, che poi vedremo in che cosa consistono. Simon, a proposito di marketing, già quando ero all'università i miei professori ci dicevano che era una merda. Infatti mi sono specializzato con un corso per il marketing multimedia. Non ho capito, ti hanno detto i tuoi professori che il marketing è una merda? Non ho capito. Non ti seguo. Che vuol dire che il marketing? Come il marketing? Vabbè, lo stai dicendo per fare battuta. Non ho capito dove vuoi arrivare. Il marketing in realtà è fondamentale. Cioè, il punto, Simon, l'approccio che in tanti oggi dimenticano. Sì, no, l'ho capito che è una battuta, ma mi ha offerto l'assist per dire quello che stavo dicendo. Che tanti oggi si dimenticano di quello che io ogni volta in ogni webinar di qualunque genere mi ostingo ad affermare, cioè a ricordare. Per ogni progetto di qualunque genere, fin anche lo abbiamo visto nell'ambito della digital art, ho sempre detto che è fondamentale la fase prima del lavoro vero e proprio, cioè quella prefase all'interno della quale noi analizziamo e cerchiamo di ragionare bene su tutti gli aspetti del progetto che dobbiamo andare a sviluppare. Ovviamente non siamo dei marchettari professionisti solo perché ci interessiamo di queste analisi, ma attribuire la giusta importanza a quella fase prima o poi ci spingerà ad attribuire il giusto valore a chi ha lavora nel settore del marketing, a chi lo studia realmente, a chi perde ore, ha un suo storico lavorativo, professionale, culturale legato al mondo del marketing, che ci spiega quali sono le dinamiche di settore, di ogni settore, anche del mondo social media, che sostanzialmente parla di noi e che ci insegna, ci spiega anche come anticipare o modificare le nostre mosse in funzione delle evoluzioni del mercato. Quindi importante quella parolina che troppo facilmente oggi troviamo nei profili delle persone, marketing, social media marketing, tutti sono esperti di social media marketing oggi, in realtà nasconde una serie di, quantomeno, non dico di competenze perché quello non è detto, però quantomeno dovrebbe nascondere una serie di, ecco, una coscienza, lo dico così, dovrebbe nascondere almeno la coscienza che si sta agendo male nel momento in cui ci si presenta come esperti di marketing senza avere un background adatto. Ok? O guru, sì, vabbè, quello ovviamente lo sapete che io adoro comunque i guru. Andiamo avanti, pagina 5. Pagina 5. Sto pensando se fare pausa adesso o pausa dopo. No, facciamo pausa dopo. Definiamo prima l'ambito web. Come vi sentite? Vi ho rincoglionito troppo o posso andare avanti? Avanti. Ah, così mi piacete. Però 2 su 20, 3, 4, ok, dai, ce la possiamo fare. Allora, quindi adesso scendiamo un pochettino più nel dettaglio e definiamo questi benedetti ruoli e queste figure. Prima però di cominciare a leggere il nostro elenco, voglio chiarire una cosa. Allora, innanzitutto leggerete tante keyword e tante etichette, tante definizioni e non sarete d'accordo con tutte. Io stesso non lo sono, però le ho volute mettere perché sapete cosa ho fatto per preparare la lezione di oggi? Ieri e oggi mi sono fatto il giro di LinkedIn, di Skillpage, di Branchout, di altri canali
E andando a casaccio all'interno dei miei canali e nelle directory di queste tre piattaforme, ho voluto andare a scoprire come le persone si definivano. E alcune volte ho trovato delle definizioni veramente interessanti. Alcune volte ho trovato delle definizioni che, in tutta onestà, comunque non, io stesso comunque avevo un po' di difficoltà a capire, e quindi quelle non le ho messe. Ma ho messo anche tutte quelle definizioni, tutte quelle etichette che a loro modo possono avere un significato. Come ho detto prima, seconda premessa fondamentale, è chiaro che alle volte bisogna in qualche maniera identificare il proprio ruolo in maniera rapida e inequivocabile. E non è sempre facile definirlo con un semplice elenco di due o tre termini. Però ci dobbiamo ricordare che in questo senso ci aiutano le nostre pagine personali online, dove possiamo esprimere le nostre skills. E accompagnati, adesso non si legge skill, e accompagnati dall'esperienza professionale, adesso ti rispondo Salvatore, accompagnati dall'esperienza professionale che specifichiamo nel nostro curriculum, quindi tutto il nostro storico e così via, probabilmente riusciremo a solleticare la curiosità di un recruiter o quantomeno trasmettere la giusta idea di quello che vogliamo intendere. Però ovviamente, quindi io in questa fase non mi sto riferendo tanto al modo in cui vi dovete presentare nel vostro bigliettino, vi dovrete presentare nel vostro bigliettino da visita. Quindi io non vi sto dicendo di mettere 6 milioni di parole chiave o un insieme di keyword fantasticate, comunque sommando questi altri settori. Al contrario, vi sto proponendo delle figure professionali, è importante capire questa cosa, che ho cercato di etichettare per una migliore distinzione. Tutto qui. Quindi attenzione perché è importante capirlo, cioè io non vi sto dicendo scrivete sul bigliettino visual manager o reputation manager, eccetera, sto definendo dei ruoli che poi ovviamente possono essere convogliati in una macro definizione e meglio specificati, ripeto, dal dettaglio delle nostre pagine. Chiaro questo passaggio? Fondamentale perché altrimenti domani andate in giro a dire che vi ho detto di scrivere front-end manager, ok? Non è così, ok? Qualcuno lo fa, ne ho visti online, come vi dicevo. Ci sono alcuni che si mettono 10 parole chiave per definirsi. Non ha molto senso perché alle volte una ti chiama l'altra. E sta a noi ovviamente capire che magari utilizzare una certa dicitura, come dicevo prima, social media manager, non vuol dire che usi i canali sociali. Ok? Come ha fatto per esempio questa nostra collaboratrice. Non è quello. Social media manager ha una particolare. Rappresenta un particolare ruolo. O lo specifichi meglio sotto, oppure ti scegli una definizione diversa. Allora, Alessandra, sì, aspetta. Allora, prima di tutto parlo, rispondo a Salvatore. Salvatore, branch out, niente, che ti devo dire? Io ci ho scommesso tanto perché, come sai, avevo fatto diversi webinar, addirittura l'ho portato a Milano in una manifestazione, ma ormai ho smesso di utilizzarlo da un pezzo perché comunque ho visto che sostanzialmente pensavo, ci ho scommesso perché pensavo stesse prendendo una certa direzione. Mi ha un po' deluso in dei cambiamenti che ha fatto, probabilmente migliorerà in futuro o forse no. In questo momento, personalmente, continuo a preferire LinkedIn e, tolta la scommessa persa comunque su quella piattaforma, mi concentro su LinkedIn. Alessandra, vi passo questa regolina. La S del plurale, se usate la parola inglese in una frase italiana, non si mette. Sì, lo so Alessandra, solo che comunque io e l'inglese siamo litigati da un po', mi deve 20 euro l'inglese, quindi lo storpio diciamo in maniera abbastanza diversa. Simon, il mio biglietto, c'è un logo e un'email e basta, troppo essenziale? Beh, se magari metti qualche altra cosa, non ti dico di fare come fece il buon Zuckerberg, come abbiamo visto nel film. I'm CEO, bitch. Non dico in quel caso, però. Ma guarda, vedi, il discorso, diciamo, del modo in cui vogliamo definirci, tutto sommato spetta a noi. E lo capisco che alle volte è difficile definirsi. Però, ripeto, alla fine, a mio avviso, il bigliettino da visita probabilmente dovrebbe rappresentare un po', la tua qualifica, come posso dire. La tua, ecco, le tue skill principali, le due, tre, massimo quattro skill principali. O meglio, magari cercare di comunicare in maniera diretta chi sei e che cosa fai, in maniera comunque anche minimalista, perché sul bigliettino da visita che gli vuoi scrivere?
Quelli che mettono, che fanno 1,5 milioni di servizi, secondo me sono degli sfigati e basta. E quegli elenchi di servizi che ti dicono, ecco, per esempio, il classico è, si definiscono graphic designer e poi nelle specifiche, sia sul sito che sul bigliettino, scrivono che fanno flyer, bigliettini da visita, loghi. Cacchio, se ti chiami graphic designer, è il minimo che tu sappia fare quelle cose. È inutile che me le specifichi. Io magari consiglio di giocare su quelle keyword che non sono necessariamente assimilabili. Ti faccio un esempio con le keyword che utilizzo io, che ti assicuro ho cambiato spesso nel tempo. Io di solito mi definisco come art director, non me lo sogno di scrivere creative director perché non lo sono, art director, social media manager, teacher, docente e coach, perché in realtà assisto le aziende e li sviluppo sia all'interno che all'esterno dei piani di lavoro, gli organizzo i team e così via. Queste quattro keyword in effetti non le posso mettere insieme perché se scrivo art director non si capisce social media manager e viceversa, e lo stesso le altre due. Ok? Quindi io, per esempio, posso citarti la mia figura professionale e una decisione simile l'ha presa Astrella, che ha diverse competenze, laureata in Astrella, non mi ricordo, definisci tu un attimo che ho il cervello in pappa. Per esempio, lo stesso problema l'ha dovuto affrontare Astrella che ha diverse competenze, ma cioè, non le può mettere tutte perché che fa? Gli scrive la lettera sul bigliettino da visita. E allora ne ha scelto quelle che meglio rappresentano la finalità della sua figura. E poi chiaramente, grazie al sito e ai lavori che facciamo, andiamo a definire il resto delle attività che non abbiamo presentato, ecco, in pompa magna. Ok? E riguardo il non sapere cosa mettere, Simon, a quel punto, come abbiamo visto quando abbiamo parlato all'interno del webinar sul portfolio e il webinar su personal brand e self marketing, devi capire bene tu chi vuoi essere, non diciamo solamente, come posso dire, non è semplicemente una questione di definizione formale. Prima di ogni altra cosa, cerca di capire chi vuoi essere tu, come vuoi essere percepito. Vuoi essere un grafico? Bene, allora sai che cosa fare. Se vuoi essere percepito come una figura che lavora sul web e anche altrove, cerca di capire, restringendo comunque il campo il più possibile, quali sono i termini chiave che rappresentano la figura che vuoi suggerire. Ok, non so se ho reso bene l'idea. Semplifica e cerca comunque quelle chiavi significative, facendo bene attenzione che ogni contesto non contenga già altre parole chiave che vai a utilizzare. Come ho detto prima, è inutile che scrivo social media manager e reputation manager, per esempio. L'uno e l'altro, in teoria, sulla carta dovrebbero essere parallele, quantomeno sovrapponibili. E che, a meno che io non sia, per esempio, semplicemente uno stratega, e allora metto solo che sono uno stratega e non altre keyword simili che suggeriscono anche altri ruoli. Ok? Allora, detto questo, vediamo insieme, per esempio, nel settore del web, quali sono questi ruoli professionali, queste nuove professionalità e quali sono eventualmente le opportunità all'interno delle quali, anzi intorno alle quali, possiamo far crescere la nostra figura. Sicuramente lo sviluppatore web, il classico programmatore, il classico web designer barra programmatore, quindi quelle figure ibride di cui parlavamo prima, e il classico del genere. In quel contesto, nel termine sviluppatore, developer, sono andato a considerare anche quelle figure che, per esempio, si specializzano sull'ottimizzazione del codice lato SEO e SEM. Okay? Quindi tutto ciò che in qualche maniera riguarda il codice puro, l'ho messo all'interno di quell'etichetta. E da lì poi, ovviamente, c'è chi si specializzerà in un modo e in un altro. Poi ci sono quelle figure, un'altra sorta di ibrido, come dicevamo prima, i CMS specialist, cioè sono quei programmatori che hanno maturato competenza sulla gestione di quelle piattaforme. Attenzione perché per me un CMS specialist è un programmatore che è in grado, come ho chiesto a molti di voi che mi avete contattato oggi, che è in grado anche di generare dei cosiddetti hack di codice. Mi spiego meglio. Trovare una persona che sappia installare WordPress è facile. Trovare una persona che sappia modificare il codice di WordPress e dei suoi plugin per magari piegare una funzionalità alle proprie necessità è una cosa diversa. Quel tipo di azione si chiama hack di codice, scritto HACK, hack di codice. E significa che ho davanti un programmatore vero che nella fattispecie
se si definisce CMS specialist, mi aspetto che abbia delle conoscenze radicate dei CMS che dichiara di conoscere bene. Quindi non dovrà mettere mani magari una tantum su WordPress. Che cosa non è vero, Lisa? Tu non ti fai sentire mai, ma quando ti fai sentire è sempre per dirmi che ho detto una minchia. Dimmi, che cos'è che non è vero? Vediamo un attimino il commento di Lisa. Io non so non sono programmatrice, eppure so costruire un tema e modificare il codice di WordPress. Ok, Lisa, però siccome tu non sei una programmatrice, io personalmente non ti prenderei mai come CMS specialist, intesa come persona che sa modificare il codice sorgente comunque della piattaforma e dei diversi plugin. Attenzione, perché ho spiegato prima, ho detto anche dei plugin, non era un caso, e cioè la costruzione del tema non fa di te necessariamente un esperto programmatore, lo stai dicendo tu stessa. Modificare il codice nativo di WordPress ci sta, ma ci sono comunque dei plugin, delle funzionalità che sono comunque accessibili solo a chi ha un background da programmatore puro, perché ciascun plugin è stato sviluppato da programmatori di PHP, quindi mi sembra logico che io mi aspetti che dall'altra parte ci sia un programmatore PHP. Ok, anch'io so modificare, so fare i temi su Joomla, su WordPress non li faccio quasi mai perché non me ne frega niente, ok? Però materialmente, non per questo vado a dire che materialmente posso costruire temi di Word, di Joomla, o che sono un CMS specialist lato codice. In più, come ho detto prima, queste etichette sono etichette relative che, come ho detto, potete combinare, ricombinare, interpretare in 100 modi diversi, e potrete anche non essere d'accordo, come non lo sei tu adesso. Però vi sto cercando di spiegare che cosa si cela dietro una determinata etichetta e cosa ci si aspetta dall'altra parte. Se io leggo, io non come Massimo Nava, ma secondo me, per quello che comunque ho visto, ho letto, insomma, nelle richieste delle aziende e delle agenzie, il CMS Specialist, quello vero, dovrebbe essere un programmatore che conosce molto bene l'architettura delle diverse piattaforme e sa piegarla a tutte le necessità. E quando dico tutte le necessità, intendo davvero necessità di codice puro. Ci può essere il CMS Specialist che in realtà è un web designer CMS Specialist. Una definizione di questo genere... Sì, dimmi. Allora non è un CMS specialist, ma un programmatore. Ma è un programmatore, però ci sono i programmatori di PHP, l'ho definito prima. Allora, la prima etichetta, cerco di spiegarmi meglio. La prima etichetta, si intendono tutti i tipi di programmatore, ok? Ora, un programmatore PHP, è chiaro che se gli dai in pasto WordPress o Joomla, ci smanetta, lo sa fare, ok? Quindi io che sono un'azienda... Okay, che gestisco tutti i miei siti con WordPress e Joomla, posso cercare un programmatore e va bene, oppure posso cercare un CMS specialist con un background di capacità per sviluppare questi hack di codice. Qual è la differenza tra i due? Una conoscenza radicata, una abitudine, non so come definirla, una capacità comunque di problem solving legata a quei contesti specifica. Questo voglio dire. Poi lato web design, possiamo anche vederla la figura del CMS Specialist, ok? L'avrei definita tra poco, cioè quel web designer che conosce di base il codice e che è specializzato nell'installazione, nel montaggio e gestione delle piattaforme WordPress e Joomla. Sono due figure simili, molto vicine, ma divergono nel momento in cui vai a vedere chi dei due ha conoscenze di programmazione e, nell'ambito della conoscenza di programmazione, chi ha una maggiore familiarità con quelle specifiche piattaforme. Non è così scontato, eh? Te lo garantisco, perché io stesso, ripeto, ho avuto a che fare con i programmatori delle agenzie con le quali collaboriamo, che sono bravi programmatori. Il problema è che ogni volta che prendono WordPress, perché magari quel cliente gli ha dato in pasto un sito in WordPress, devono prima ricavare la struttura, cercare di capire qual è la logica dietro, e dopodiché sviluppare il tutto. Non è che non lo sappiano fare, non so se ho reso l'idea. Sono brevi, veramente, diciamo, la distinzione è sottilissima, ma sono comunque, come abbiamo detto,
degli spunti che possono creare delle figure professionali particolari. Pensa a quanti annunci di lavoro oggi ci sono, che non ti scrivono CMS specialist magari, ma ti dicono deve essere specializzato in WordPress, Joomla, eccetera. E non è così scontato, dicendo questa frase, che vada bene la tua figura, la mia o quella di un programmatore. Caso per caso si deciderà. Nel nostro caso, invece, rivolgendo a noi stessi la necessità, se decidiamo di diventare dei CMS specialist, vuol dire che dobbiamo essere dei programmatori che sanno gestire bene il codice, conoscono a manetta il codice di WordPress, Joomla e dei CMS che decidono di dichiarare che fanno parte delle loro conoscenze. Conoscono anche la dotazione degli strumenti migliori per sviluppare determinati elementi. Te ne dico un'altra. Un programmatore vero, se per esempio, che lavora con i CMS, deve saper gestire i cronojob. Sai cosa sono i cronojob? Te lo chiedo perché è una cosa che ho visto io stesso, che chi fa siti molto spesso non conosce. Ok, benissimo. Bravo, sono contento allora. Insomma, mi fa piacere perché vuol dire che comunque sei un po' di più del semplice web designer. Ma ti posso garantire che tanti non sanno che cosa sono i cronojob e non li sanno programmare, non li sanno gestire. Se arriva da me un CMS specialist che non sa utilizzare un cronojob, si attaccasse, capito? Non so se ho reso l'idea, non è che ti voglio andare contro, Lisa. Sto cercando di specificare meglio l'idea che cerco di trasmettervi. Poi, ribadisco, su ogni singola definizione potrete anche non essere d'accordo. Il concetto non è imporvi un ruolo. Ogni parola nasconde dietro similitudini e differenze con 100 altre parole come quelle che vi sto presentando. Ok? Non ci sono assoluti, ecco. È tutto, diciamo, sono tutti concetti relativi. Ecco, diciamola così che mi piace. Ok? Content editor. Chi sono i content editor all'interno dell'universo web? Sono un po' le evoluzioni delle figure del copy tradizionale, che oggi però in effetti devono comunque gestire i contenuti del sito, tenendo anche conto che esiste dall'altra parte un universo fatto di social media, e quindi gestiscono i contenuti a più livelli e possono anche, lato web, sfruttarli nell'ambito delle campagne, dove è fondamentale riuscire a gestire i contenuti in una certa maniera. Quindi anche lì una piccola evoluzione del copy che magari per chi è già un copy, cioè ha studiato da copy e così via, può diventare una sorta di specializzazione e aprirgli magari un'altra piccola porticina nel mondo del lavoro, radicandosi all'interno di quel tipo di contesto. Visual manager. Chi è il visual manager? Non è un grafico e non è nemmeno, come posso dire, il creative director di cui parlavamo prima, ma è una figura che riesce a utilizzare, conosce innanzitutto le dinamiche del web moderno, e quando parlo di dinamiche del web moderno mi riferisco tanto ai formati quanto per esempio ai framework più frequenti, alle tecnologie più utilizzate e così via, e che in pratica piega queste sue conoscenze alle necessità del comunicare attraverso il web in una certa maniera. Anche lì il web nasconde delle dinamiche, la comunicazione online si è in parte appropriata di alcune regole della comunicazione visiva e altre ne ha generate essa stessa. Si rivolge ovviamente anche allo sviluppo delle tecnologie, come può essere quella responsive, tanto per dire, e tiene fortemente in considerazione il lato creativo dello sviluppo della grafica per siti e dintorni. Questi dintorni sono addirittura la banneristica, le card, persino il wallpaper, qualunque elemento grafico che condiziona lo stile di cui ci dotiamo per comunicare online. Persino, per esempio, la progettazione grafica di un casual game online, dico per dire. Quindi anche lì, oggi ne sentiamo spesso parlare, ci abbiamo anche fatto il webinar l'altra volta e oggi ho pubblicato il video, il visual manager è una figura che tiene conto di tutti questi elementi ad ampio spettro all'interno di tutto il web. Ci può essere il visual manager che arriva praticamente dai social, ma in ambito web è una figura un po' più ampia. Chi arriva dal mondo social e comincia a gestire la propria figura come un visual manager, non è detto che conosca le specifiche, per esempio, banale, delle dimensioni dei banner, le specifiche di alcuni formati, le questioni dei pesi, le tecniche di web design da sfruttare in determinati contesti e altri limiti oppure opportunità che la grafica online oggi ci mette a disposizione. Nell'ambito web, chiaramente, poi scenderemo nel dettaglio, il social manager, cioè la figura che gestisce per l'azienda i canali sociali.
Gestirli vuol dire tante cose che adesso poi vedremo. Sempre lato web, figura molto molto interessante e anche in questo caso non sempre molto chiara a chi si definisce tale. Community manager. Il community manager non è il moderatore di un forum. Il community manager non è la persona che risponde ai commenti di un blog. In senso lato potrebbe pure esserlo, ma non è quello. La figura del community manager è una figura che oscilla tra lo strategico e la parte realizzativa e cerca di in qualche maniera dare un senso, una strada logica all'iniziativa all'interno della quale si trova ad operare, che stimola gli utenti, che li coinvolge, crea, progetta, pianifica eventi, pianifica partecipativi, in qualche maniera mette in relazione gli utenti, quindi il pubblico dell'azienda magari per la quale lavora, all'interno del contesto desiderato, che può essere per esempio in formato forum, può essere un blog multiautore. Il community manager è una figura che in realtà dovrebbe gestire trasversalmente rispetto alle piattaforme le relazioni, diciamo i rapporti di relazione che ci sono tra il brand, l'azienda e il suo pubblico. E lo fa, ripeto, in maniera assolutamente attiva, ok? Quindi non passiva, ecco perché ho detto non è quello che risponde al commento o che si limita magari a mandare i contenuti su Twitter. No, è una persona attiva che si attiva e punta a rendere attivi gli utenti che vorticano intorno alla realtà per la quale lavora. Altra figura interessante, reputation manager. I gestori della reputazione sono una figura che probabilmente, non mi ricordo se l'ho inserita, ma mi sembra di sì, che si ritrova anche nell'ambito del marketing ed è una figura che in questo caso invece oscilla verso altre direzioni, dalla fase per esempio dell'analisi, quindi dell'osservazione online, dello studio delle keyword, dell'ascolto della rete e così via, fino alla gestione degli utenti online. E il reputation manager è anche una figura che eventualmente può pianificare, perché no, una strategia online attua a cambiare, a modificare, a trasformare la reputazione dell'azienda nel momento in cui, per esempio, l'azienda si trova a sbarcare online oppure si trova ad affrontare un momento di crisi all'interno del quale ne è risultata con le ossa rotte perché magari ha fatto una fesseria. Questa figura, in combinazione con altre figure del mondo social, è una figura di cui oggi ci si serve. Probabilmente è difficile trovare un annuncio dove vi dicano mi serve un gestore della reputazione, è più facile che vi chiedano un social media manager, ma ribadisco, come ruolo professionale può diventare una competenza importante che le aziende dovrebbero sfruttare sempre di più in virtù dei vari casini che spesso scopriamo esplodere online. Ne succedono tanti di casini online, e non sono solo quelli famosi che attirano centinaia di visite, migliaia di visite, eccetera. Lo sapete meglio di me, perché chissà quante volte non ci avrete neanche fatto caso, ma vi siete scontrati con aziende che non avevano idea del modo in cui gestire il pubblico. Vi ricordate quella casa editrice che ha pubblicato i 2 libri su 3 sugli zombie, che vi ho raccontato che ignorava i commenti degli altri utenti che semplicemente chiedevano se e quando sarebbe stato pubblicato il terzo libro? Per esempio, in quel contesto, quell'azienda aveva bisogno di un community manager che avesse competenze pratiche per la gestione della reputazione online, perché in quel caso, visto che l'azienda nel breve periodo con la quale nel quale ci siamo confrontati su quel soggetto aveva già dimostrato 2 o 3 volte che su 3 titoli non avrebbe pubblicato l'ultimo libro della trilogia, era chiaro che si sarebbe attirata le ire del pubblico. E volete che in un contesto simile non serva un reputation manager e un community manager, da un lato per attivarsi, dall'altro per evitare di subire o addirittura di guadagnare punti negativi di reputazione? Di una cosa, scusa Simon, non ho capito su quale argomento, Vincenzo, sulla reputazione online. Simon, però non ho capito la tua definizione. Di una era stampa PL? Perdonami, ma sarà il venerdì sera. Di area stampa? Ah, ok, Vincenzo. Beh, interessante. Interessante. Se ne ha voglia, poi mi piacerebbe leggerla.
Addetto stampa. Ah, sì, di un addetto stampa, ok. Sì, quello che è praticamente bravissimo, Simon, quello che magari prima era l'addetto stampa, colui che gestiva gli uffici stampa, che sono comunque delle entità che oggi ancora esistono, chiaramente, ci mancherebbe. E in quel contesto, però, ecco, magari non vuoi prendere un ufficio stampa, non hai un addetto stampa, oppure ce l'hai e non ne capisce niente di social, d'accordo, ma il minimo è prendere una figura competente sui social e metterlo lì a lavorare. No, figurati, è che non capivo cosa volevi dire. Strategic planner. Lo strategic planner è, per esempio, un ruolo che ci si aspetterebbe dal social media manager e che può essere eventualmente interno ad altri ruoli, ad altre figure. Ma in sostanza di che cosa parliamo? Di una competenza che ci spinge a capire come eventualmente gestire. E attenzione, scusatemi, faccio un passo indietro. Nel caso della reputazione, vi ho fatto gli esempi social. Ma non mi riferisco solo in quel caso, non l'ho detto, al social, perché di quello poi lo vedremo nel reparto social. Quando parlo di reputazione sul web, mi riferisco anche al modo in cui si comunica, se si comunica bene o si comunica male, al modo in cui, per esempio, gestire il front-end con i clienti sul proprio sito, al modo in cui si gestiscono, per esempio, il flusso di informazioni in entrata e in uscita da un sito, tutta una serie di aspetti che ovviamente sono del tutto simili ai commenti negativi che arrivano su un social, ma che in questo contesto, in questo momento specifico, sono fortemente radicati sul web in generale, non specificatamente sui social. Alla stessa maniera lo strategic planner. L'abbiamo incontrata questa figura tante volte quando, ad esempio, abbiamo parlato dell'organizzazione di una campagna online. Si tratta in pratica di colui che pianifica una strategia all'interno della quale ci si dota di diversi strumenti. Email marketing che ha il suo, diciamo, il suo impatto lato web, lo sviluppo di una landing page che a sua volta ha il suo impatto sui social, lo sviluppo della banneristica che ha il suo impatto sulle competenze legate a Google, AdWords e simili, le relazioni sociali necessarie, quindi che richiamano in causa la figura del digital PR e così via. Quindi si tratta comunque di una figura che non lancia un'iniziativa su un binario unico, ma che organizza le attività anche su un raggio temporale, anche piuttosto esteso, e capisce come organizzare, come devono essere sviluppate le varie iniziative. E lo strategic planner non è detto che sia poi la figura che andrà a operare direttamente sui vari binari, può essere semplicemente la figura organizzativa o addirittura un consulente, perché no? Non so se ci avete fatto caso, ma alcune figure come il consulente, l'ufficio stampa digitale, eccetera, non le ho proprio messe perché sono comunque figure di rito che c'erano prima, ci sono oggi, semplicemente sanno fare qualche cosina in più. Ho cercato comunque di specificare figure, tra virgolette, univocamente nuove, tra virgolette, per ciascun media o per ciascun settore, anzi. Store manager, il concetto dell'e-commerce di cui parlavamo prima, insieme al front-end manager, sono in pratica quelle figure. Lo so, sai. In pratica sono quelle figure che tutto sommato possono anche avere il loro bel da fare perché gestiscono un canale e-commerce che riguarderà le loro attività sia dal lato promozione che dal lato coinvolgimento del pubblico, sia dal lato assistenza che dal lato, per esempio, gestionale, ad esempio, del magazzino digitale, per esempio. Queste figure sono, fra l'altro, figure che possono eventualmente contenere competenze, per esempio, lato codice o competenze di quella figura CMS specialist, cioè una figura in questo caso che non debba essere necessariamente un programmatore, ma che conosca abbastanza bene la piattaforma sul quale si sta lavorando. Ci sono, per esempio, molte web agency, soprattutto quelle che nascono da insieme di freelance o da semplici freelance, che oggi, per esempio, dichiarano di avere nel proprio carrello, nel proprio portfolio di servizi la creazione di e-commerce con WordPress, cioè ve lo dico all'inizio, io faccio e-commerce con WordPress, e-commerce con quell'altro software, e-commerce con Magento, cioè si dichiarano esperti di quello strumento e quindi chiaramente diventano anche i gestori della piattaforma e possono seguire l'azienda nelle fasi del suo sviluppo. Invece il front-end manager è proprio quello che tutto sommato si può prendere anche i calci in faccia da parte del cliente e che in combinazione con il ruolo di reputation manager idealmente sostiene l'azienda, le sue iniziative e para i colpi che arriverebbero all'azienda quando fa qualche fesseria o quando c'è qualche lamentela fisiologica di ogni prodotto. E infine, lato web, una figura comunque abbastanza banale, quella del blogger. Anche questa è una figura di lavoro che in effetti
viene ampiamente sfruttata da chi ha coscienza di chi sia realmente il blogger, che non è la figura che ha un canale blog e scrive le sue minchiate una dietro l'altra. Un blogger è una persona che è in grado in qualche modo comunque di portare avanti un argomento, di saperne scrivere, di saperlo sviluppare all'interno di un determinato contesto e che soprattutto conosce l'ambiente online moderno, quindi parla il linguaggio del web moderno. Quindi il blogger non è semplicemente uno scrittore, quindi per questo non è un copy, è comunque una figura che parla il linguaggio del web e che argomenta. Ok, quindi attenzione, perché la figura del blogger, anche lì ci sono tante, troppe figure che si definiscono blogger, che sono poi alla base della presunta moria dell'universo blog, che in realtà non è morto, semplicemente hanno iniziato a cadere come mosche tutti quei canali, tutti quei blogger che si definivano tali, ma che in realtà avevano un blog. Ma pure io ho un blog, non lo tocco mai, ma non è che siccome ho un blog sono un blogger, ok? D'accordo? Ho cercato di andare veloce per arrivare alla pausa. Vi ho fatto uscire gli occhi dalle orbite, ma Massimo, io devo andare a vedere l'ultima parte poi su YouTube. Buona serata a tutti, alla prossima. A te, Vincenzo. Buona serata. Allora, gente, sono le 9.05. Direi di fare una bella pausa. Figurati, Francesca, lì se ne potrebbe, anche lì ce ne sarebbero talmente tante da dire. Però attenzione, perché la figura dei blogger la ritroveremo nella colonna a fianco quando parleremo di web influencer. Perché alcuni blogger hanno fatto comunque della loro presenza una figura professionale. Pensate a tutti quei blogger diventati famosi, diventati, come si dice, testimonial di una marca o di un'altra, o quei blogger che parlano di prodotti che le aziende stesse pagano perché se ne discuta. Alessandra, Massimo, è stato un piacere ascoltarti. Grazie Alessandra, molto comunicativo, mi piace, mi sa che ogni o che leggo è una parolaccia che ho detto. Ora devo lasciare, ma continuo su YouTube. Grazie a te Alessandra e alla prossima. È un caffè con la moca in Perù. Va bene gente, allora sono le 9.05, ci rivediamo qui tra un quarto d'ora. Vi prometto che cercherò di non andare oltre le 10. Buona pausa.